Siamo giunti all'ultima puntata di questo ciclo di trasmissioni, ma è bene ricordarlo, vivere la speranza non si ferma, in quanto siamo sempre attenti a realizzare interviste e reportage ovunque in Italia. Il nostro impegno continua, cercando di realizzare anche delle dirette allo scopo di portare uno sprazzo di cielo nelle vostre case e nei vostri cuori. Oggi il nostro percorso dedicato alla mistica della croce e della passione del Signore ci permette di convogliare la nostra e vostra attenzione su San Bonaventura da Bagnoregio. Ma come vi abbiamo detto la scorsa settimana, con San Bonaventura non si chiude il ciclo di riflessioni sulla mistica della croce. Riprenderemo tale tema nel nuovo ciclo di trasmissioni che inizierà ai primi di settembre di quest'anno, 2022. In tal modo ci proporremo di offrirvi altre riflessioni sulla mistica di Gesù, per cui, dopo la mistica della croce, sarà la volta della mistica del cuore di Gesù, della mistica sponsale, della mistica della povertà, di quella sacramentale, orientata all'Eucaristia. È la mistica del Cristo cosmico, molto cara a Teilhard de Chardin. Tutto questo speriamo di portarlo a termine il prossimo anno. Dopo la riflessione sulla mistica della croce, ci sarà il momento biblico dell'incontro con la parola di Cristo, con l'ascolto del Vangelo di domenica 17 aprile 2022, domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore, preceduto e seguito dalle relative riflessioni di approfondimento. Il programma terminerà poi con il Terra Santa News, il contenitore di video realizzato dal Christian Media Center di Gerusalemme, che racconta la Terra Santa attraverso la sua storia, la fede, la cultura e l'attualità, permettendovi di conoscere e ammirare la terra del Quinto Vangelo, quella percorsa da Gesù durante la sua missione su questa terra. Questa settimana l'invito del Cardinale Sandri per la colletta Terra Santa, il viaggio apostolico di Papa Francesco a Malta, la quinta tappa delle peregrinazioni quaresimali alla cappella dell'Itostroto, la preghiera per la pace degli studenti di 14 scuole cristiane di Gerusalemme, il personaggio di Giuseppe d'Arimatea, colui che offrì la sua tomba ed ebbe cura del corpo di Gesù, l'intervista a Padre Ramsi, economo della custodia di Terra Santa, sull'importanza della colletta, l'appello per la colletta del Venerdì Santo. Entrato nell'ordine dei frati minori nel 1243, Bonaventura da Bagnoregio è il vero teologo della preghiera, che egli definisce come la vera azione dell'uomo, compendiata nella triplice via: conoscenza di sé, riconoscere la bontà di Dio, unirsi a Dio nell'amore, con la varietà dei suoi atti affettivi, lacrime, compunzione, umiliazione, distacco, ammirazione, esultanza, sublimazione, gratitudine, puro amore, estasi.
È una preghiera essenzialmente orientata a Cristo e alla croce. Del resto, come riporta la storia della spiritualità italiana di Pietro Zovatto, Bonaventura è il vero organizzatore della devozione alla croce, a gloria della quale scrisse alcuni opuscoli mistici e i suoi più begli inni, soprattutto quelli che costituiscono l'ufficio della croce. Alla Verna, Bonaventura da Bagnoregio progetta il suo itinerarium Mentis in Deum, cioè itinerario della mente verso Dio, indicandoci la via da percorrere per avviarci verso le vette dove incontrare Dio. Come disse Papa Benedetto XVI in occasione della visita alla Verna, dove Francesco aveva ricevuto le stimmate di Cristo, questo grande dottore della Chiesa, cioè Bonaventura da Bagnoregio, ci comunica la sua stessa esperienza, invitandoci alla preghiera. Anzitutto la mente va rivolta alla passione del Signore, perché è il sacrificio della croce che cancella il nostro peccato, una mancanza che può essere colmata solo dall'amore di Dio. Così scrive Bonaventura, esorto il lettore prima di tutto al gemito della preghiera per il Cristo crocifisso, il cui sangue deterge le macchie delle nostre colpe. Ma riprendiamo la catechesi di Papa Benedetto sul nostro santo. Per avere efficacia la nostra orazione ha bisogno delle lacrime, cioè del coinvolgimento interiore, del nostro amore che risponda all'amore di Dio. Ed è poi necessaria quella admirazio che San Bonaventura vede negli umili del Vangelo, capaci di stupore davanti all'opera salvifica di Cristo. Ed è proprio l'umiltà la porta di ogni virtù, non è infatti con l'orgoglio intellettuale della ricerca chiusa in se stessa che è possibile raggiungere Dio, ma con l'umiltà, secondo una celebre espressione di San Bonaventura. L'uomo non creda che gli basti la lettura senza l'unzione, la speculazione senza la devozione, la ricerca senza l'ammirazione, la considerazione senza l'esultanza, l'industria senza la pietà, la scienza senza la carità, l'intelligenza senza l'umiltà, lo studio senza la grazia divina, lo specchio senza la sapienza divinamente ispirata. La contemplazione del crocifisso ha una straordinaria efficacia perché ci fa passare dall'ordine delle cose pensate all'esperienza vissuta, dalla salvezza sperata alla patria beata. San Bonaventura afferma: colui che guarda attentamente il crocifisso compie con lui la Pasqua, cioè il passaggio. Questo è il cuore dell'esperienza della Verna, dell'esperienza che qui alla Verna fece il poverello d'Assisi. In questo sacro monte San Francesco vive in se stesso
la profonda unità tra sequela, imitatio e conformatio Christi. E così dice anche a noi che non basta dichiararsi cristiani per essere cristiani e neppure cercare di compiere le opere del bene. Occorre conformarsi a Gesù con un lento, progressivo impegno di trasformazione del proprio essere a immagine del Signore. Perché per grazia divina ogni membro del corpo di Lui, che è la Chiesa, mostri la necessaria somiglianza con il Capo, Cristo Signore. E anche in questo cammino si parte, come ci insegnano i maestri medioevali, sulla scorta del grande Agostino, dalla conoscenza di se stessi, dall'umiltà di guardare con sincerità nell'intimo di sé. San Bonaventura e la successiva moltiplicazione dei libri sulla vita e la passione del Cristo fanno del Medioevo un tempo imbevuto della passione del Signore. Così Papa Benedetto XVI a Laverna. Concludiamo questa riflessione col dire che San Bonaventura da Bagnoregio considera l'esperienza mistica accessibile a tutti, perché è la condizione a cui arriva ogni cristiano che con fedeltà segue Cristo ed è docile alla sua grazia, qualunque sia il compito è la missione che Dio gli affida, come scrive Lia Gagioli. Telebene, la televisione spirituale. Una finestra aperta sulla luce di Dio, rivelato in Gesù Cristo, suo Figlio diletto. Come ha scritto James D.G. Dunn, nella sua opera Gli albori del cristianesimo, si può fare tranquillamente e fermamente la seguente affermazione storica: nessun cristianesimo senza risurrezione di Gesù, come Gesù, è l'unico grande presupposto del cristianesimo. Così lo è anche la risurrezione di Gesù. Fermarsi a prima della risurrezione di Gesù avrebbe significato finirla lì. I Vangeli stessi videro palesemente nella risurrezione di Gesù l'acme della loro narrazione del Gesù ricordato. Che gli evangelisti abbiano inserito la risurrezione nei loro racconti della missione di Gesù sta a ricordare che essi consideravano l'intera vita di Gesù alla luce di questo acme. A queste considerazioni bisogna aggiungerne un'altra, pure importante, a dimostrazione dell'evento storico della risurrezione. Nelle prime decadi del cristianesimo non si ha memoria di alcuna tomba che sia stata venerata come luogo del riposo di Gesù. L'Evangelista Luca, che condivide la concezione propriamente fisica del corpo risorto di Gesù, quando racconta gli inizi del cristianesimo a Gerusalemme, non accenna mai a un culto o a preghiere sul luogo della sepoltura di Gesù. Neanche l'Apostolo Paolo fa mai pensare che una delle ragioni per visitare Gerusalemme possa essere di unirsi alla venerazione legata alla tomba di Gesù. Ciò è davvero singolare perché ancora oggi in Israele
vengono mostrati luoghi tombali di profeti e rabbì. E se i cristiani non si sono comportati secondo questa tradizione è perché non credevano che ci fosse una tomba con il corpo di Gesù. Non potevano venerare i resti perché non pensavano che ci fossero i resti da venerare. E anche considerando la possibilità che il corpo di Gesù fosse stato sottratto dai discepoli, essi stessi avrebbero praticato una venerazione clandestina. Insomma, i primi cristiani sapevano dove era stato collocato il corpo di Gesù e tale memoria potrebbe essersi conservata fino ai tempi di Costantino, ma non vi prestarono eccessiva attenzione perché per quel che riguardava il suo sepolcro era vuoto, proprio come ora. Gesù non era e non è nella tomba. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. Nel giorno dopo il sabato, cioè la nostra domenica, che ricorda proprio il giorno della risurrezione, Maria di Magdala si reca al sepolcro di buon mattino, quando è ancora buio, e vede che la pietra è stata ribaltata dal sepolcro. Pensando che il corpo di Gesù sia stato trafugato, corre trafelata dagli apostoli e quindi dice loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro e l'altro discepolo corrono al sepolcro, l'altro, forse più giovane, corre più veloce di Pietro, giungendo per primo al luogo della sepoltura di Gesù. Chiamiamolo per nome, visto che è sicuramente Giovanni, l'apostolo che Gesù amava. Infatti egli si china per guardare all'interno della tomba e intravede già da fuori le bende che avvolgevano il corpo di Gesù distese. È un segno. Gesù, ovvero il suo corpo, non è più presente in questo luogo, ma Giovanni non entra nel sepolcro, aspetta Pietro. Giunge intanto anche Simon Pietro ed entra nel sepolcro e vede le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. E allora entra anche l'altro discepolo e vide e credette. Perché Giovanni vede e crede?
perché ricorda bene come è stato deposto Gesù nella tomba, perché lui era presente. Ora il suo sguardo è attentamente rivolto alla posizione dei tessuti che sono sulla pietra tombale. In queste ore è avvenuto un profondo cambiamento nel buio del sepolcro, perché prima i tessuti erano gonfi, in quanto all'interno c'era il corpo di Gesù, ma ora essi sono distesi, afflosciati, vuoti, ma ancora con la stessa fasciatura. All'interno del lenzuolo e delle bende non c'è più il corpo di Gesù. E il sudario, che era sul capo di lui, non è completamente appiattito, cioè disteso con le fasce, ma al contrario rimasto nella posizione di avvolgimento, rialzato come inamidato, ma non sostenuto nell'interno, perché vuoto, in una posizione unica, straordinaria, diremo eccezionale, contro la legge della gravità. E questo è il segno che qualcosa di strabiliante è avvenuto nel buio della tomba, permettendo al corpo di Gesù di scomparire improvvisamente dall'interno del lenzuolo, delle bende e del sudario. Qualcosa che i primi testimoni e gli evangelisti non sono capaci di interpretare e catalogare, perché fuori dalle loro categorie mentali, qualcosa di molto, molto diverso dalle risurrezioni operate da Gesù nel corso della missione. Qualcosa che dimostra che la risurrezione può essere avvenuta con un'improvvisa esplosione di energia, un lampo di luce improvvisa sprigionato dal corpo di Cristo. Un fatto che sembra confermato dalla concordanza di molti particolari presenti sulla Sindone di Torino. Il primo ha evidenziato che il corpo dell'uomo della Sindone non presenta il minimo segno di putrefazione. È rimasto avvolto nel lenzuolo per un tempo di 30-36 ore. Il secondo riguarda la formazione dell'immagine, che può essere spiegata solo con un effetto fotoradiante, appunto, un lampo luminoso. Il terzo, quello che ora ci interessa da vicino, è connesso al fatto che non c'è traccia di spostamento del lenzuolo sul corpo dell'uomo della Sindone. È come se questo avesse perso all'improvviso il suo volume. C'è un'ampia convergenza quindi tra i risultati delle ricerche scientifiche operate sulla Sindone di Torino e l'esegesi fornita da molti studiosi e non sul testo evangelico di Giovanni. Tutto dimostra che Gesù è veramente risorto, sottraendosi in maniera misteriosa alla Sindone, alle bende e al sudario che lo avvolgevano. Nel momento della risurrezione Gesù ha acquisito nuovi attributi che lo hanno esentato dalle leggi dello spostamento dei corpi. Con questa chiave di lettura siamo ancora più in sintonia con le successive apparizioni del risorto. Infatti egli apparirà a porte chiuse, scomparendo nel stesso modo in cui è scomparso all'interno dei tessuti che lo avvolgevano nella tomba. Così come avverrà sulla strada di Emmaus, dove apparirà all'improvviso, affiancandosi ai discepoli in cammino, per poi scomparire al momento di spezzare il pane, quando sarà riconosciuto nell'alzare le mani e nell'evidenziare quelle ferite che mostrano la continuità con il Maestro, crocifisso qualche giorno prima. Gli scritti del Nuovo Testamento ci fanno vedere che la Chiesa nascente è un edificio sorretto dalla resurrezione di Gesù come un principio imprescindibile. Se non ci fossero stati uomini che potevano dire «Abbiamo visto il Signore» e la cui vita fu trasformata da questo fatto, non ci sarebbero stati né quello che chiamiamo cristianesimo né la Chiesa.
E allora Cristo è risorto. Ecco la sconvolgente e gioiosa realtà che noi cristiani siamo chiamati innanzitutto a vivere nel nostro cuore, nella nostra vita, e poi ad annunciare ai nostri fratelli, specialmente ai più lontani, a coloro che sono soli, a quelli che soffrono in solitudine e a tutti coloro che avvertono la debolezza e la fragilità della propria esistenza. Nel passo parallelo di Marco, attestato anche da Matteo, nel sepolcro vuoto, l'angelo dice alle donne: «Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso, è risorto e non è qui». Allora scacciamo via la paura, Gesù è qui, in mezzo a noi, e non ci abbandona giammai. A chiusura delle riflessioni sul Vangelo di Cristo, terminano con un auspicio per tutti voi, specialmente per voi che siete ammalati, anziani, soli e carcerati, che la nostra vita sia una continua Pasqua in Gesù morto e risorto, e allora i nostri orizzonti non saranno mai oscurati dalle tenebre, ma sempre illuminati dalla luce di Cristo, Figlio di Dio. Lui prepara per noi un posto nella casa del Padre. Alleluia. Comunicare la fede è una grande responsabilità, ma anche una grazia. Annunciare il Vangelo ai fratelli e annunciare Cristo. Vivere la speranza, una finestra aperta sull'infinito di Dio. La colletta del Venerdì Santo. Il cardinale Leonardo Sandri invita i cristiani di tutto il mondo a donare seguendo l'esempio del Papa e per diventare consapevoli delle proprie radici. Il 36esimo viaggio internazionale di Papa Francesco nell'isola al centro del Mediterraneo e ponte naturale verso la Terra Santa. A pochi giorni dall'inizio della Settimana Santa, la comunità di Gerusalemme ha celebrato nella Cappella della Condanna l'ultimo appuntamento con le peregrinazioni di Quaresima sulle orme della Passione di Gesù. Studenti, insegnanti, personale amministrativo e religiosi di 14 istituti scolastici di Gerusalemme hanno ripercorso la Via Crucis fino alla Basilica del Santo Sepolcro in preghiera per la pace. Giuseppe di Arimatea è uno dei pochi a toccare il corpo di Gesù dopo la sua morte. Come una reliquia lo prepara per la sepoltura e lo depone nel sepolcro. L'unico sepolcro al mondo dove oggi si viene a ricordare una persona viva. L'economo della Custodia di Terra Santa, Fra Ramzi, racconta come la colletta pro Terra Santa sia un'importante forma di sostentamento per i santuari e le opere sociali. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Anche quest'anno, il Venerdì Santo, ricordatevi dei cristiani che vivono in Terra Santa. Una carezza per la Terra Santa. La colletta pro Terra Santa, che si tiene ogni anno nel giorno del Venerdì Santo, può essere un gesto di vicinanza e consolazione per i cristiani che abitano quei luoghi. È il messaggio al centro della lettera diffusa dal Dicastero per le Chiese Orientali. Stiamo vivendo questo periodo di tanto dolore per la guerra che c'è in questo momento in Ucraina e siamo un po' come con una nuvola che passa sulla richiesta di aiuto per i luoghi santi. Nonostante quello, abbiamo considerato che il Santo Padre praticamente l'anno scorso i suoi viaggi sono stati tutti verso l'Oriente, in primo luogo in Iraq, la terra di Abramo, e quindi dopo invece il viaggio in Grecia, Cipro e Grecia, due realtà diverse. La lettera di quest'anno
e porta all'attenzione di tutti i cristiani questa sensibilità del Papa e invita tutti proprio a partecipare con generosità a questa colletta, che ovviamente è un momento per noi, per la vita delle chiese orientali, di grande, di grandissima importanza. Negli ultimi 2 anni, a causa della pandemia, le entrate della colletta si sono ridotte circa del 50%. Si tratta di un forte calo che compromette sia le opere affidate dalla Santa Sede alla custodia di Terra Santa, cura dei santuari, parrocchie, scuole e centri di studio, accoglienza di migranti e rifugiati, sia la possibilità per il Dicastero per le Chiese Orientali di venire incontro ai costi per la formazione di seminaristi e sacerdoti delle Chiese Cattoliche di Rito Orientale, per le loro scuole e per le emergenze caritative. Guardando al prossimo futuro, sono Libano e Siria a richiedere un'attenzione particolare e un gesto di speranza. Da tempo si parla di un viaggio del Papa nel paese dei cedri. Il Papa stesso lo ha detto: appena potrò verrò, e tutti stanno aspettando questa visita per dare un soffio ancora più forte all'amato paese del Libano dopo tante tribolazioni, e lo aspettano tutti con le braccia aperte, e non solo in Libano ma anche in Siria. Recentemente proprio la Siria ha ospitato la conferenza Chiesa Casa della Carità, sinodalità e coordinamento, organizzata dalla Chiesa locale con la presenza di una delegazione dal Vaticano guidata dal Cardinal Sandri e rappresentanti di Caritas Siria e varie agenzie caritative. Quest'anno, dopo che siamo stati in Siria, è apparsa la iniziativa di voler creare un centro per la realizzazione di tutta questa cooperazione nella carità, questa sinodalità della carità nella Chiesa in Siria, e abbiamo promesso di dare al più presto possibile $100,000 per questa iniziativa, e speriamo di poter realizzarla quanto prima per poter dar sì vita a tutta questa bella riunione che abbiamo fatto in Siria. Come dice la lettera, questo gesto consente ai nostri fratelli e sorelle di continuare a vivere e sperare, ad offrire una testimonianza vivente al Verbo fatto carne nei luoghi che videro la sua presenza. Ma è anche un appello per tutti i cristiani. Se smarriamo le nostre radici, come potremo essere ovunque ci troviamo nel mondo un albero che cresce e porta frutti di amore, carità e condivisione? Accoglienza è la parola che risuona da Malta, meta del 36esimo viaggio internazionale di Papa Francesco il 2 e 3 aprile scorsi. Una parola di particolare significato per un'isola che si trova nel cuore del Mediterraneo, ma è anche un ponte naturale verso la terra di Gesù. Io sempre dico che Malta potrebbe essere considerato come parte della Terra Santa, perché la presenza dell'Apostolo Paolo ha fatto sì che Malta è diventata, diciamo così, no, un punto di appoggio anche per la diffusione della parola. Proprio a San Paolo si riferisce il motto del viaggio: ci trattarono con rara umanità, frase degli Atti degli Apostoli che racconta l'accoglienza ricevuta da Paolo, naufrago su quest'isola. L'altro non è un virus da cui difendersi, ma una persona da accogliere, ha detto il Papa al corpo diplomatico. Al Santuario Nazionale di Tapinu, il luogo del pellegrinaggio più famoso di Malta, ha invitato a riscoprire l'arte dell'accoglienza, e nella grotta di San Paolo ha elevato a Dio la sua preghiera. Padre buono, concedi a noi la grazia di un buon cuore che batta per amore dei fratelli. Aiutaci a riconoscere da lontano i bisogni di quanti lottano tra le onde del mare, abbattuti sulle rocce di una riva sconosciuta. Domenica mattina la grande messa e al pomeriggio l'incontro con i migranti, uno degli appuntamenti più attesi. A loro il Papa ha espresso il suo sogno. Che voi migranti, dopo aver sperimentato un'accoglienza ricca di umanità e di fraternità, possiate diventare in prima persona
testimoni animatori di accoglienza e di fraternità. Questo è il sogno che desidero condividere con voi e che metto nelle mani di Dio. Sullo sfondo del viaggio anche gli echi della guerra in Ucraina, a cui Papa Francesco ha fatto riferimento più volte e che ha definito ingiusta e selvaggia, mentre sarebbe sul tavolo un suo viaggio a Kiev. I'm very grateful for this, like, opportunity. Mi sento grata per questa opportunità, essere qui adesso, vedere il Papa. È un momento prezioso per noi, sentire le sue parole di sostegno per l'Ucraina. Ho pregato per l'Ucraina, sono ortodossa, ma alla fine Dio è lo stesso per tutti noi. I'm orthodox, but yes, but I, like, God is the only one for us all. L'ultima tappa del pellegrinaggio quaresimale è stata il santuario della condanna, che rievoca l'atto conclusivo del processo che vide imputato Gesù nelle ore successive al suo arresto nel Getsemani. La cappella del Litostroto, inclusa nel recinto del santuario della flagellazione, commemora sia la condanna che l'imposizione della croce. All'interno della chiesa il pavimento è composto da grandi lastre di pietra, la cui presenza ha contribuito a far credere che si trattasse proprio del litostroto evangelico. La messa solenne è stata presieduta da Don Stefano Vuaran, mentre l'omelia è stata affidata a Don Carlo Giuseppe Adesso, presente anche un buon numero di fedeli e religiosi locali. Don Carlo ha preso come punto di partenza della sua omelia il racconto della condanna di Gesù Cristo da parte di Ponzio Pilato, sottolineando l'iscrizione che fece porre sulla croce: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Ovviamente quando Pilato ha composto l'iscrizione Gesù Nazareno, re dei Giudei, non aveva alcuna intenzione di rendere omaggio a Cristo, ma qui si inserisce la genialità dell'evangelista Giovanni, che illumina anche questo fatto di cronaca, questo dato di condanna, lo illumina con la torcia, con la fiaccola dello Spirito Santo e ricama su ciò che un occhio normalmente non può vedere. Gesù Cristo è davvero il re, e non solo il re dei Giudei, ma anche il re dell'universo. Don Giuseppe ha poi fatto riferimento ai tre troni citati da San Venanzio Fortunato, poeta nato a Treviso in Italia nel 530. Il primo regno, il primo trono è senz'altro la croce, Venanzio lo dice, regnavit aligno Deus, Dio ha regnato dalla croce. Il secondo regno è il presepe, la mangiatoia, a cui Venanzio fa riferimento nei suoi indi. Il terzo trono è molto bello, è San Tommaso d'Aquino che lo trova, perché prende un verso di un inno di Venanzio Fortunato e lo fa diventare il primo verso del più famoso inno eucaristico che noi conosciamo. Pange lingua gloriosi. Quindi il terzo trono che tutti riassume è la Santissima Eucaristia, davanti alla quale noi ci inchiniamo in adorazione. In ogni peregrinazione quaresimale, Don Carlo ha voluto mettere al centro delle sue riflessioni l'Eucaristia come apice della vita cristiana. Secondo lui, sarà inoltre un periodo di ritorno, a partire dall'esperienza pasquale che i fedeli potranno vivere quest'anno nella Città Santa. Io credo che se la Chiesa vuole tornare ad essere coerente con il sacrificio di Cristo sgorgato dalla croce, debba rimettere al centro l'Eucaristia, soprattutto nella celebrazione della Pasqua, che è la madre di tutte le sante messe che noi celebriamo. In attesa di vivere la settimana maggiore, camminiamo insieme a Cristo nella sua passione per amore degli uomini. Preghiamo ora per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega, ha detto Papa Francesco all'Angelus durante la sua recente visita a Malta. La Segreteria Generale delle Scuole Cristiane di Gerusalemme ha così organizzato per gli studenti di 14 istituti scolastici una preghiera per la pace nel mondo, ripercorrendo la Via Crucis, dal titolo «Camminiamo insieme sulle orme di Gesù». مدرسة شاركوا ل 14 مرحلة درب الصليب.
Oggi 14 scuole hanno pregato e ripercorso le 14 stazioni della Via Crucis. Parliamo di un numero grandissimo di studenti, circa 600. È la prima volta che preghiamo tutti insieme, tutte le scuole cristiane, affinché la guerra in Ucraina finisca e ci sia pace nel mondo intero e nel nostro paese, in particolare nella città di Gerusalemme. Senza pace a Gerusalemme non ci può essere pace nel mondo. Studenti, insegnanti, personale amministrativo, religiosi e religiose hanno portato lungo la Via Crucis la croce. Hanno camminato e pregato lungo il cammino che ha portato Gesù al Calvario. Tutti in preghiera affinché la giustizia e la pace trionfino nel mondo. Spero che non ci siano altri problemi. Ultimamente stiamo vivendo molta tensione. Mi auguro che tutti vivano in pace. Abbiamo ripercorso il cammino di Cristo e abbiamo sentito il suo dolore. Eravamo come una sola mano, tutte le 14 scuole. Insieme abbiamo camminato sulla Via Crucis per raggiungere la Chiesa della Risurrezione. Spero che rimarremo sempre come una sola mano, sostenendoci l'un l'altro. Nel cammino verso la Basilica del Santo Sepolcro, il ricordo di Fra Ibrahim Faltas è tornato a 2 anni fa, quando la pandemia ha impedito ai fedeli di partecipare alle celebrazioni della Settimana Santa. Tutto questo mi ha ricordato la Via Crucis del Venerdì Santo del 2020, quando eravamo solo in 4 frati. Ora vediamo questo gran numero di fedeli per le strade di Gerusalemme. Siamo tornati alla vita normale e ora tutti desiderano ripercorrere il cammino della croce. Spero che Dio ascolti le nostre suppliche e le preghiere di questi piccoli. Il Santo Sepolcro, ultima stazione della Via Crucis, è la meta, la speranza per la salvezza e la pace nel mondo. Stiamo entrando nella Basilica del Santo Sepolcro. Al cuore di questa basilica c'è l'edicola dell'Anastasis, cioè risurrezione. All'interno c'è il sepolcro di Gesù, la tomba vuota, perché da qui Gesù è risorto nel terzo giorno dalla sepoltura. Fra Enrico Maiorano ci porta al Santo Sepolcro a conoscere Giuseppe di Arimatea, che offrì la sua tomba ed ebbe cura del corpo di Gesù al momento della sepoltura. Siamo a pochi metri dal Calvario, il luogo in cui Gesù fu crocifisso. Al tempo di Gesù tutta questa zona era un'area funebre con tanti sepolcri scavati nella roccia. Sappiamo dal Vangelo che il sepolcro di Gesù era un sepolcro nuovo ed apparteneva a Giuseppe di Arimatea. Giuseppe era di Arimatea, una cittadina a nord-ovest rispetto a Gerusalemme ed apparteneva al Sinedrio, la massima autorità giudaica per le questioni di ordine giuridico e religiose del tempo. Secondo il Vangelo di Luca, Giuseppe non ha condiviso la decisione di uccidere Gesù. Matteo e Giovanni poi aggiungono che addirittura sia stato un suo seguace. Tutti e 4 i Vangeli concordano nel dire che Giuseppe andò personalmente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo unse con oli aromatici e lo seppellì in un sepolcro di sua proprietà scavato nella roccia. Tutto si svolse molto in fretta perché stava per iniziare il sabato, il giorno del riposo giudaico. Probabilmente Giuseppe è uno dei pochi a toccare il corpo di Gesù morto. Seppellire i morti è un'opera di misericordia. E in questo momento Giuseppe diede prova del suo grande amore e della sua cura verso quest'uomo, Gesù di Nazaret. Una suggestione è questa che il patriarca Bartolomeo I ha scritto in una preghiera proprio a riguardo della deposizione di Gesù. Un Giuseppe ti ha protetto quando eri bambino, un altro ti schioda dolcemente dalla croce. Nelle sue mani tu sei più abbandonato di un bimbo nelle mani della madre. Egli depone nel grembo della roccia la reliquia del tuo corpo immacolato.
Giuseppe offrì un sepolcro nuovo per seppellire Gesù. E noi oggi qui a Gerusalemme veneriamo proprio quel sepolcro che ritornò ad essere vuoto. Sepolcro è una parola greca che ha a che fare con la memoria. Infatti il sepolcro è il luogo della memoria. Ma mentre presso tutti i sepolcri del mondo si va a ricordare un morto, solo qui si viene per ricordare un vivente. I francescani sono presenti in Terra Santa da più di 800 anni e attraverso la liturgia portano ai fedeli locali e ai pellegrini la profonda spiritualità dei luoghi della vita, morte e resurrezione di Gesù. I frati custodiscono una buona parte dei santuari di cui si prendono cura, ma si occupano anche delle persone, le pietre vive della Terra Santa. E si può parlare di innanzitutto di questa solidarietà tra i cristiani e l'aiuto che la Chiesa universale dona alla Chiesa locale nella Terra Santa, che custodisce sia le pietre dei luoghi santi sia anche le pietre vive che stanno attorno ai luoghi santi. Una generosità che si esprime concretamente nelle opere realizzate dalla custodia. Abbiamo 15 scuole nella custodia che sono per i poveri e per la gente locale. Un'altra opera sociale sono le case che noi offriamo alla gente povera con un bassissimo affitto. E la custodia ha almeno un migliaio di persone che sono impiegate nelle diverse attività. La colletta, realizzata tradizionalmente il Venerdì Santo, è la principale fonte di finanziamento che rende possibile alla custodia mantenere la sua missione. La colletta del Venerdì Santo è la risorsa principale della custodia di Terra Santa. E con essa copriamo almeno il 70% delle spese delle opere della custodia e del mantenimento dei santuari, il mantenimento delle nostre opere sociali. In una situazione senza precedenti come quella degli ultimi due anni, i francescani della custodia di Terra Santa hanno cercato di continuare la missione nei santuari senza pellegrini, intensificando la preghiera, dando voce al grido di tutta l'umanità. Nelle parrocchie hanno continuato a celebrare e a stare accanto alle persone, ai fedeli locali, ai lavoratori migranti e ai rifugiati. Nelle scuole hanno cercato di educare alla fraternità e alla speranza. Si sono sforzati di sostenere le comunità dei più deboli, la comunità di Betlemme e quella di Gerusalemme, senza più pellegrini e senza lavoro, le comunità del Libano e quelle della Siria, prigioniere di una guerra che sembra non finire. Anche quest'anno, il Venerdì Santo, ricordatevi dei cristiani che vivono in Terra Santa, ricordando le parole del Signore Gesù: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Cari amici, siamo giunti al termine di questo ciclo di trasmissioni. Noi di Telebene non ci fermiamo. Già nel mese di maggio ci metteremo all'opera preparando nuovi reportage e video per trovarci pronti a iniziare nel prossimo mese di settembre. Inoltre vi comunichiamo che cercheremo di organizzare delle dirette interessanti che saranno fruibili sia sul nostro canale Telebene sia su YouTube, su Gloria TV e sulle nostre pagine Facebook.
Prima di lasciarvi ci piace chiudere ancora una volta citando la celebre frase di San Paolo: visto che te ne bene una presenza umile, piccola, ma profetica, segnata col sigillo di Cristo. Al termine della sua missione, San Paolo scrive a Timoteo dicendo: è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Le stesse parole ripetiamo oggi a voi che ci avete seguito in questa meravigliosa avventura. È giunto il momento di sciogliere le vele. Abbiamo combattuto la buona battaglia. Con l'aiuto di Dio speriamo di riprendere nel prossimo mese di settembre il nostro apostolato interamente gratuito, ma interamente versato per Cristo a tempo pieno. Come sempre, prima di lasciarvi, vi consigliamo di rivedere le nostre trasmissioni passate, presenti online sui nostri siti, quello ufficiale di Telebene e di YouTube Telebene, quello su Gloria TV, la TV web cattolica, e anche sulle pagine Facebook di Telebene, che poi Totale Smart TV può trovare facilmente sia il programma che altri video di Telebene o chiamando direttamente a voce verso il televisore dicendo Vivere la Speranza aprile 2022, oppure accedere a YouTube e digitare tutto quello che cercate. È tutto, cari amici, noi vi lasciamo, ci rivedremo a settembre come detto prima. Vi ringraziamo del vostro ascolto, di essere stati con noi in tutto questo tempo. Vi auguriamo delle giornate serene e felici. Arrivederci e grazie.